Stavo riflettendo cosa leggere e ho pensato di leggere Matteo 24, alcuni versi. Per abbreviare i tempi, tanto si tratta solo di una piccola meditazione, per abbreviare i tempi non lo leggerò prima e lo commenterò dopo. E quindi tutto ciò che si leggerà stasera, vogliamo precisare che lo leggeremo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Così come è stato letto dalla sorella Paola in Giovanni capitolo 14, che Gesù ha detto: io me ne vado. E dove vado? Dice: vado dal Padre. E cosa farò? Dice: pregherò. Quindi ci ha parlato col Padre, no? Perché non tutti credono che Gesù abbia mai parlato col Padre. Come è scritto: io pregherò il Padre. Pregare significa parlare. Poi, dopo che io avrò pregato il Padre vi manderà il Consolatore. Amen. Più chiaro di così, la Trinità, proprio non vederla, significa proprio, la Bibbia lo chiama la ribellione, cioè il peccato che mena a morte, il peccato imperdonabile. Gloria a Dio. Amen. Rimaniamo saldi nella sana dottrina. Amen. Matteo 24 è un capitolo importante, è un capitolo chiave, è un capitolo che parla degli ultimi giorni, e in questo capitolo, da un verso all'altro, si può passare anche da un'epoca all'altra, anche di 2000 anni, attenzione. Quindi, ma è molto semplice. Gesù dice nel verso 1 che, essendo uscito, se ne andava fuori dal Tempio. Il Tempio era il luogo dove risiedeva la presenza di Dio, cioè se il Tempio spariva, spariva la presenza di Dio. Era una cosa tragica, cioè il Tempio non poteva sparire. Tant'è vero che quando il Tempio sparì la prima volta, il Tempio di Salomone, chiamiamolo così, il Signore poi lo fece ricostruire, perché non poteva mancare il Tempio. Questo nell'Antico Patto. E i discepoli gli si accostarono per mostrargli gli edifici del Tempio. Vedi, Signore, quanto è bello questo Tempio. E Gesù gli disse loro: ah, voi vedete tutte queste cose? Bene, io vi dico che qui non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. Cioè, praticamente gli sta dicendo, secondo il linguaggio che loro comprendevano, secondo la loro rivelazione, tra un po' la presenza di Dio se ne va e non ci sarà più Dio in mezzo di voi. E così è stato, fratelli miei.
se n'è andato via il Tempio e se n'è andato via Dio, non c'è più Dio, perché Dio oggi abita in tempi fatti di carne, di uomini. No, voi, è scritto in Prima Corinti 3, voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita dentro di voi, non abita più in luoghi. Non bisogna più andare al Tempio o andare a Medjugorje o andare in totte posto. No, per andare a Dio bisogna andare al Padre nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo. E questo lo possiamo fare ovunque, ovunque, gloria a Dio. E quindi fu una grande profezia e si adempì perfettamente. Poi, essendosi posto a sedere, perché è stato profetizzato che lui si sarebbe posto a sedere, perché per sedere sta per regnare, sopra il Monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono da parte, dicendo: Signore, tutti preoccupati, capirai, gli aveva dato sta notizia, non dormivano più, giusto? Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo. La venuta del Signore è sempre, che qui si intende il millennio, il giudaismo ce l'ha ben presente quest'epoca che noi chiamiamo millennio, loro non lo chiamano millennio, cioè loro la chiamano l'epoca senza fine, no? Dove verrà il Mashiach e allora tutto a posto, loro diventeranno nuovamente i detentori della Torah in tutto il mondo e ci sarà un tempo infinito di pace. Questo è vero, avverrà nel millennio, cioè è un po' diversa la storia, ma insomma loro hanno presente questa realtà e gli chiedono: ma quale sarà il segno? E Gesù non gli dice: no, non ci sarà nessun segno, ma gli comincia a dare i segni, quindi ci saranno i segni, gloria a Dio. E gli dirà, comincia, e gli dice: allora vi dico, guardate che nessuno vi seduca, punto. Quindi significa che molti saranno sedotti. E la cosa, una delle cose che a me in senso lato mi turba, ovvero mi fa riflettere, che la seduzione non è solo andare dietro di pagani, o magari credere in dottrine false, anche quella è seduzione, ma la seduzione è anche la storia delle 10 vergini, perché se voi notate bene, le 10 vergini erano di sana dottrina, possiamo dire, stavano bene, non è detto che erano pagane, andavano dietro idoli, eccetera eccetera, era il popolo di sana dottrina, eppure si addormentarono e 5 si persero. Quindi possiamo vedere che l'addormentarsi è essere sedotti da questo spirito di sonnolenza, che non vedi più la realtà, non vedi più la luce di Dio. Qui c'è pure, abbiamo un quadro che è scritto: Dio è luce, alleluia, Dio è luce. Se Dio è nel nostro cuore, noi vediamo. La parola di Dio è scritto nel Salmo 119, è una lampada al tuo piede. Che significa è una lampada al tuo piede? Che grande similitudine! Una lampada al tuo piede significa che intorno di te è tutto buio, che non c'è luce, non si vede niente, ma tu hai questa lampada e solo tu vedi la strada. In quel pezzo di strada che illumina questa lampada al tuo piede, solo tu la vedi, ma tutto il mondo giace nelle tenebre e non vede. Guardate che la parola di Dio è meravigliosa. Il credente ha questa luce dentro e solo lui la vede, alleluia. Il resto del mondo giace nelle tenebre. Benedetto è il santo nome del Signore. Custodiamo questa verità dentro i nostri cuori, perché è grandemente bersagliata. Noi abbiamo guerre contro principati, contro podestà che si trovano nell'aria e che guerreggiano contro la nostra fede e faranno qualsiasi cosa per strapparcela. Ma Gesù ha detto: dimorate in me, voi vincerete le tenebre. Benedetto è il nome del Signore. Che nessuno vi seduca. E poi dice: molti verranno sotto il mio nome e ne sedurranno molti. Molti diranno: questo è il vero movimento, questa è la vera religione, vieni in questa chiesa e troverai salvezza. Ma che? Nessuna chiesa salva. La chiesa non salva. Nessun uomo salva, nessun profeta salva,
solo Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, solo Gesù Cristo si mise a sedere e ancora oggi si trova alla destra del Padre per intercedere presso di noi. E poi dice: udirete di guerre, di rumori di guerre, guardatevi, perciò che conviene che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine, perciò che una gente si leverà contro all'altra. Una gente si leverà contro all'altra, fratelli miei, uno contro l'altro, poi dopo dice un regno contro l'altro, si capisce, un regno contro l'altro sono le nazioni in guerra. Ma prima dice una gente contro l'altra, cioè ogni essere umano contro l'altro essere umano, a casa mia si chiama razzismo. E quindi qui sta profetizzando la guerra razziale in tutto il mondo. Perché qualcuno dirà c'è sempre stato, ma non in senso globale. Amen. Alla fine dei tempi il tutto si tradurrà globalmente e mai come oggi. Amen. Stiamo vedendo che gli uomini sono l'uno contro l'altro, mentre invece se un cane per la strada sta male, tutti si fermano ad aiutare questo cane, ma se un barbone sta morendo, tutti se ne buggerano. È terribile, fratelli miei. Poi quando dici queste cose, come ti rispondono? A tua degli animali, certo. Poi ti dicono sempre no di tutto. No, fratelli miei, anche perché il comandamento recita non farai male ad alcun animale. Questo è un principio che sta nella Torah. Noi non possiamo, addirittura non li possiamo neanche castrare. E c'è proprio scritto, non castrerai un animale. E quindi, cari fratelli, tutto questo si sta riempiendo. Perciò che, ma rumori di guerre, guardatevi e non turbatevi. Ecco, non turbatevi. Come può un essere umano davanti alle sciagure della terra a non essere turbato? In verità, da un punto di vista umano è impossibile, non è possibile non turbarsi. Amen. Però se il Signore l'ha detto, evidentemente se noi ci rifugiamo nel Signore, lo Spirito Santo interviene e ci mette in condizione interiore di sopportare tutto e non turbarci e mantenerci fermi nella fede. E la fede è la conoscenza di Gesù Cristo e quindi della sua parola e quindi delle sue promesse depositate nel nostro cuore, e questo farà sì che noi possiamo non essere turbati. Quindi quando noi preghiamo dobbiamo pregare: Signore, togli ogni turbamento, perché la volontà del Padre nel Figlio mediante lo Spirito Santo è di farci godere della pace dello Spirito Santo. E questo nessun uomo lo può fare con le proprie forze, ma ogni cosa posso in colui che mi fortifica. Questa parola è vivente quando noi la realizziamo. Quando noi non la realizziamo, rimane vivente, ma non è vivente in noi. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma come dirà l'Apostolo Paolo, noi non abbiamo creduto in vano o per ritrarci indietro, ma per proseguire, per correre verso il palio della superna vocazione. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi c'è da rallegrarci con la parola del Signore. E poi dice: un regno contro l'altro, vi saranno pestilenze, fami, terremoti in ogni luogo. La scienza è preoccupata, gli scienziati sono preoccupati, di anno in anno i terremoti stanno aumentando di centinaia di volte. Mai come oggi ci sono state nel passato pestilenze, fami, terremoti come oggi. Questi sono segni, cari fratelli, sono segni che il giorno del Signore si sta avvicinando. E allora dice: rallegratevi, perché la vostra redenzione è vicina, perché noi non passeremo per la grande tribolazione. E poi dice: tutte queste cose saranno solo il principio di dolori. Allora vi metteranno nelle mani altrui. Vedete qui, dal 70 d.C., quando fu distrutto il Tempio, qui siamo arrivati ai giorni nostri, in un attimo, in pochi versi, sono passati 2000 anni, ecco come va vista la parola di Dio. Vi metteranno nelle mani altrui, per essere afflitti, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti per il mio nome. L'essere cristiano vero implica derisione, persecuzione, sempre. Se non sei perseguitato con la spada vera,
lo sarai comunque con la derisione, con l'essere messo in un lato, ma fatevi animo, rallegratevi, benedetto il nome del Signore, rallegratevi di tutte queste cose. E allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro, molti falsi profeti sorgeranno e ne sedurranno molti, perciò che l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di molti si raffredderà. Molti cristiani oggi, per le cose che stanno vedendo nel seno della Chiesa, stanno perdendo la carità. È un grande pericolo, cari fratelli, ma chi avrà perseverato, perseverare significa soffrire, perché quando tu perseveri non è che le cose vanno lisce, quindi stai soffrendo, stai portando la tua croce. Questo è il cristianesimo, è croce. Infino alla fine, allora colui sarà salvato, e questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E alcuni pensano che questa profezia la deve adempiere la Chiesa. No, perché se noi vediamo come nasce la predicazione dell'Evangelo, nasce per il popolo di Israele. E quando la Chiesa sarà tolta, dice Apocalisse che 144.000 si alzeranno e saranno tutti giudei. E a culminare il ciclo della predicazione in tutto il mondo saranno gli ebrei, perché come è nato in Gerusalemme l'Evangelo, così finirà, tra virgolette, così sarà completato il ciclo della predicazione a tutte le genti, sempre dagli stessi ebrei, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Alleluia. E dice poi più avanti nel verso 20: pregate che la vostra fuga non sia d'inverno né in giorno di sabato. La Chiesa non è stata chiamata a rispettare il sabato materialmente, il nostro sabato è Cristo, ma gli ebrei sì. Ecco perché qui sta parlando con gli ebrei, perché poi dice: se quei giorni ci saranno giorni come mai ci sono stati e mai più ce ne saranno, parlando della grande tribolazione, di quei giorni, dice, quei giorni saranno abbreviati, ma la Chiesa non passerà per tutte queste cose. Il Signore Gesù Cristo ci ha detto queste parole. A chiunque le ha dette, a chiunque, giudeo, greco, a chiunque le legge, le ha dette affinché possa dimorare in queste parole e contemplare quello che succede nel mondo alla luce di quello che lui ha detto in profezia. Lui chi? Il Signore Gesù Cristo ha detto queste parole affinché possiamo conoscerle e farle dimorare nel nostro cuore. La parola di Dio è ferma, è una profezia ferma, è una profezia che ci porta avanti, benedetto è il santo nome del Signore. Ed è importante, secondo la propria capacità, di cercare alla luce della guida dello Spirito Santo di comprenderla. Non tutti siamo chiamati a studiare la Bibbia, questo è facoltativo, tranne per chi ha uno dei cinque ministeri, ma tutti i credenti hanno l'ordine di leggere la Bibbia, magari un verso al giorno, ma leggiamo la parola di Dio. Questo per comandamento, non lo dice Alessio Evangelisti, è un comandamento, almeno un verso al giorno, come facciamo tutte le cose, leggiamo la parola di Dio, perché la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi pensate quanto è importante. Poi la parola di Dio è Cristo, alleluia. Oggi abbiamo la Bibbia, domani in cielo cammineremo con Gesù mano nella mano e ci dirà le stesse cose che ha sempre detto, anzi comprenderemo ogni cosa. Che bel giorno sarà quel giorno, sarà un giorno di vittoria. E quindi preghiamo che possiamo comprendere sempre di più la parola di Dio, comprendere quello che sta succedendo nel mondo. Quando abbiamo l'occasione, gloria a Dio, possiamo parlare del Signore, perché la gente, quando gli parli del Signore in modo competente, guardate che apre le orecchie, le apre. Quando tu gli cominci a dire: sai che questo è stato profetizzato, pensa un po', ah sì, va bene. Poi dopo, senza essere
pesanti, dopo un po' di giorni al collega gli dice: ah, sai che pure questa cosa è stata profetizzata, pensa 3000 anni fa l'ha detto, certo, è che coincidenza, gliela butti così come fosse, e come vedi, quando meno te lo aspetti quella persona ti dirà come è successo a me. Ma la Bibbia dice qualcosa di questo? Alleluia! Quando tu, poi ognuno ha il suo modo, capito? Ma con molta leggerezza, perché il mondo è, come dice mia madre, stanco di parole, ma non della parola di Dio, ma sappiamola dare la parola di Dio, perché Dio ci ha dato raziocinio, alleluia, per pensare, questo è importante. Quindi siate prudenti come serpenti, nel senso buono, e semplici come colombe, alleluia. Quindi usiamo prudenza anche per evangelizzare quando possiamo, quando non ci vogliono allora no, perché il Signore dice: se non vi vogliono andatevene. Bene, ma come dire, come abbiamo la possibilità, accenniamo soprattutto il discorso profetico al mondo, piace molto, e gli piace talmente tanto che il mondo va a cercare la profezia dai cartomanti, da quelli che fanno queste cose nell'occulto e pagano, vengono derubati e gli fanno le peggio cose. Quindi il mondo è attratto, ma in maniera sbagliata. Diciamogli al mondo che c'è una profezia che è vera, che è genuina e soprattutto non costa niente, perché per andare da questa gente vieni derubato. Per ricevere la predicazione, la profezia biblica, il credente te lo fa gratis, te la spiega gratis la parola di Dio, non costa niente. E questa è un onore, è un onore che la Chiesa ha, quella di poter annunciare l'Evangelo secondo il proprio dono. E ciascuno soprattutto cerchiamo di edificare alla sopra questo fondamento, soprattutto noi stessi cerchiamo edificazione da parte del Signore, prima noi, e poi se noi veniamo edificati possiamo anche edificare gli altri. Bene, con queste poche parole semplici ma chiare, comprensibili, e poi ognuno nella propria abitazione potrà proseguire la lettura di questo meraviglioso capitolo. Con queste parole semplici ci vogliamo congedare e vogliamo andare in preghiera, adorazione, ringraziamento. Io vi invito a venire davanti mentre la sorella Paola, gloria a Dio, ci guiderà nella adorazione, nel ringraziamento. Gloria a Dio. Amen.